atmosfera allo stadio, povero Dio, io sono in basso. Ragazzi, termina in perfetta parità l'andata della semifinale di Coppa Italia. Ancora una volta l'Inter ferma la vecchia signora, l'undicesima volta nelle ultime 15 partite di Coppa Italia. Esattamente, pareggio fino alla fine. La squadra che ha cercato di fare possesso palla sterile, l'Inter, l'altra che ha fatto qualche ripartenza, qualcuna buona e altre no, la Juventus. Poche occasioni da entrambe le parti, penso alla fine sia giusto il risultato del pareggio. So io vorrei aggiungere gol, spettacolo, botte nel finale, rissa nel finale, Lukaku espulso, Barella, Lukaku espulso. Metterò il video del calcio di rigore con il quale il belga ritrova il gol, ma comunque una prestazione insufficiente per quello che ha fatto vedere nella mezz'ora in cui ha giocato. Sì, sì, male, sbagliava tanti stop, sponde ne ha fatte qualcuna di buona, ma per il resto non mi è piaciuto tanto. Diciamo che nell'azione del rigore ha anche qualche merito, poi bravo a realizzare il rigore. Sì, però tocco di mano davvero ingenuo da parte di Bremer a pochi secondi dalla fine. Il gol di Cuadrado sull'assist, sul passaggio illuminante di Rabiot, che aveva illuso il popolo bianconero. Qui lo stadio è esploso letteralmente. Cosens là, ragazzi, non ha marcato, però è completamente buco clamoroso. Cosens là doveva marcare malissimo, è entrato male, non ha toccato una palla, non ha fatto niente male. E io un giocatore che stimo, Cosens, però è stato spesso peggiore in campo oggi. Facciamo un piccolo recap: la partita che inizia con un tocco illuminante di Di Maria, sì, che fa secca la difesa dell'azzurra, gran parata di Andanovic, grandissimo intervento di Andanovic che salva il risultato. Poi meglio l'Inter nella seconda parte del primo tempo con il calcio di punizione di Di Marco, l'ottima risposta di Perin, l'occasione per Brozovic, che è l'occasione più importante del primo tempo, testa di Lautaro, esatto, e anche di D'Ambrosio nel finale, e gran chiusura di Bremer sulla sinistra di Di Marco. Nel secondo tempo, errore pazzesco, colpo di testa di Vlahovic. Vlahovic peggiore in campo, una prestazione inguardabile. Io penso alla ho finito le parole. Quando è entrato Milik, alla prima occasione, stop del polacco, che aveva già fatto in pochi secondi più di quello che Vlahovic ha invece combinato in un'intera ora di gioco. Io Vlahovic, questa partita è quella contro la Samp che avete vinto, è stata una delle peggiori gare che io ho visto di Vlahovic, sinceramente. Il giocatore anche, secondo me, non solo fuori forma mentale ma anche fisica, non lo vedo al 100% della forma, da ritrovare, perché è un peccato. Assolutamente, da aggiungere, pallone perso, sanguinoso, uno dei tanti della serata da parte di Locatelli, l'imbucata per l'Italian che fa gelare lo stadio. Palla che esce veramente a fil di palo, proprio sfiora il palo, e anche lì veramente io ho sperato, c'è anche qua sotto, caspita. La partita sembra poter bloccata, anzi essere adesso ti dico io cosa succede. Arrivano i cambi di Simone Inzaghi. Ecco, sentiamo, sentiamo. Inzaghi, ovviamente, no, allora era giusto mettere cose, sai, non è giusto puntare il dito per quello, ma non punto il dito perché mette Dumfries, il cross arriva da quella parte, chi è che non chiude da quella parte? Dumfries, Darmian lo arretra, ma io dico, ma purtroppo, ma perché non metti Bellanova? Dumfries è inutile in attacco, in difesa è anche in confusione ultimamente, quindi questi cambi secondo me hanno peggiorato la situazione. Poi vabbè, Dzeko Lukaku anche quello è obbligato, perché Dzeko più di 60-65 minuti non te li fa. Però Inzaghi secondo me sbaglia a continuare a mettere Dumfries. Il gol arriva anche per colpa di Dumfries secondo me. Aspetta che stiamo facendo prima. Allora hanno espulso, vediamo, Lukaku, Andanovic e Cuadrado nel finale. Ci sono state tantissime polemiche. Andanovic è una buona notizia forse. Qui giocherà Onana. Esatto. Ma c'è stata durissone, poi andremo a rivedere tutto nel finale, perché ovviamente esatto, qui dallo stadio è un po' anche difficile capire. Esatto, esatto. Però l'amico Luca ci ha subito informati dell'accaduto. Sembra dover finire 0-0, passaggio illuminante di Rabiot per Cuadrado, si sblocca il derby d'Italia, ma all'ultimo secondo tocco di mano di Bremer, Massa lo vede con qualche secondo di ritardo per l'azione della partita, sì. E Lukaku, freddissimo questa volta, diciamo, impatta il match, non sbaglia mai, questo gli va riconosciuto, e riesce a portarci sull'1-1. Rissa, polemiche tra Cuadrado e Lukaku, Massa anche espelle il belga, e poi
dopo il fischio finale altri contatti tra i nerazzurri bianconeri. In poche parole, il derby di Sarri. Sì, sempre polemiche comunque ci saranno, come anche il campionato, la scorsa partita e oggi. Il derby d'Italia ricala sempre tantissime polemiche e aspettate perché c'è ancora la partita di ritorno e si parte da perfetta parità, quindi è un 50-50. Esatto, è come che l'andata non si fosse giocata. Esattamente, è tutto da rifare, l'Inter non avrà Lukaku a disposizione, la Juve non avrà Cuadrado, però comunque sia disponiamo di armi come Dzeko e soprattutto Correa. Secondo me ce la possiamo fare, perché comunque è stata una buona prova tutto sommato, però con questo Vlahovic diventa tutto più complicato. È una partita quest'anno che si decide solo con episodi. Episodi. Sono sempre bloccate queste partite. Se tu guardi le tre partite di Juve e Inter, sono tre partite, una più bloccata dell'altra. Esatto. E questa esatto. È stata bloccatissima, e poi appunto episodi che fanno la differenza. Là il grande passaggio illuminante di Rabiot, il fallo di mano di Bremer e arrivano i gol. Edoardo, una grandissima giornata di sport. Comunque è stato bello, un bel viaggio insieme, adesso ci attende il ritorno. Il ritorno comunque nella, la pena. Esatto, nella rivalità ha vinto comunque pur sempre l'amicizia. L'amicizia e lo sport comunque, non magari dentro il campo ma qua fuori dal campo ha vinto lo sport. E quindi vi aspettiamo numerosi anche per la reaction del ritorno che deciderà l'esito di questa doppia semifinale. Ciao a tutti e buona serata. Ciao a tutti.